Oggi 6 agosto 2021. Buongiorno cari amici e benvenuti nella nuova normalità. Questa è il mio cocorito, non so come si dica, il mio pappagallino, e si chiama Lucariello ed è in gabbia. Io, se potessi, lo lascerei libero, però purtroppo dopo un po' non farebbe una brutta, cioè farebbe una brutta fine, anche perché ci sono un bel po' di gatti qui in giro e poi lui non è capace di volare. Purtroppo è nato in cattività, quindi l'ho comprato nel negozio, altrimenti l'avrei lasciato libero, perché a mio avviso gli uccelli sono fatti per volare, per stare in cielo e per stare con i loro simili, e noi chiusi dentro una gabbia. Però ripeto, io ne avevo un altro che purtroppo è riuscito a scappare. E non lo so che fine abbia fatto, però non credo abbia fatto una delle migliori fine. Comunque, che stavo dicendo? La gabbia, ecco perché vi ho mostrato la gabbia. La gabbia, per dire che oggi è il 6 agosto e da oggi entra tutti gli effetti in vigore il verde lascia passare. Quindi da oggi voi e noi tutti qua dobbiamo avere un verde lasciapassare per potersi sedere nei ristoranti, per andare al cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Ora leggevo anche della scuola, e forse gli studenti universitari, all'inizio avevo capito, dovessero prendere anche loro obbligatoriamente le due dosi di sciroppo che vi dicevo nelle puntate precedenti, però mi sembra di aver capito che non c'è l'obbligo per loro, invece loro purtroppo c'è per i professori. Ecco, questo è il punto. Io non sono contro, ve lo ripeto per l'ennesima volta, anzi, per me farlo, prendere due dosi, è una cosa buona, quindi non sono contro. Adesso non mi va di litigare, però non mi va di ricevere brutti commenti, però cioè cercate di capire che la verità è nel capito, cioè dall'altra parte si è estremisti, dall'altra parte pure si è estremisti, la verità è nel mezzo. Quindi se ritenete che per voi vada bene, fatevelo, ovvero prendete le due dosi di sciroppo, perché comunque la tosse c'è in giro, perché ho avuto amici che hanno avuto questa tosse e ancora adesso hanno problemi, sono amici giovani, hanno problemi con gli odori, quindi e niente, ancora adesso hanno dei problemi, quindi non è uno scherzo, Io non sono contro, io sono contro al lasciare passare verde, perché ritengo sia una cosa ingiusta e che non vada bene in una società come la nostra, no? E niente, io poi credo che questa cosa rimanga per sempre, non che vada via quando andrà via la tosse. Quindi è quello il problema, rimarrà per sempre. Quindi dovremmo avere tutti uno QR, quindi saremo tutti dipendenti da un QR per entrare, uscire, viaggiare, eccetera, eccetera. E niente, non voglio dire nient'altro, forse farò una parte seconda di questa giornata. Dopo al limite faccio la parte seconda, quindi che dire, per me un essere umano è strano che debba dipendere da un'app, perché poi ci vuole l'app per leggere il QR, no? E quindi se c'hai questo QR entri, se no niente, non fai niente, quindi questa cosa non va bene. Commentate pure, sentiamo un po' come la pensate, vi lascio cari amici e al limite dopo ci risentiamo per la parte seconda di questa giornata. Iscrivetevi e lasciate like, grazie e un saluto anche da Lucariello.